Buongiorno ragazzi. Buongiorno ragazzi. Oggi vi portiamo la roba comprata da Tiger. Roba di cibo. Troverete tutte le confezioni già aperte perché abbiamo già registrato il video, ma non si sentiva l'audio, quindi lo stiamo rifacendo per voi. Tutto da capo. E vai. Iniziamo da Candy Floss. Che dovrebbe essere tipo una caramella, come se fosse zucchero filato, però più come se fosse cotone. Assaggiamo di nuovo perché tanto ci siamo dimenticati già come erano fatti. Si presenta così, la forma del bicchiere ovviamente. È una massa unica, bellissimo. Questo è il cotone commestibile. Oh. Aspro. Allora, è asprissimo. Si scioglie in bocca, non hai neanche il tempo di metterlo in bocca. Si scioglie subito, all'istante, proprio. Ah, scomparso. Non ce l'ho quasi più in bocca. Però è asprissimo questo, mi dispiace. È aspro, sì. Sa di lampone, sì. Sì, è il gusto lampone. È sfizioso, però. Lascia un retrogusto strano. Sì, perché all'inizio è dolce, poi improvviso ti esce questo botta di aspro. Mm. Mamma mia. E ti resta pure. Un 6 e mezzo, 7 glielo do. Beh, io gli do un 6, dai. Passiamo al prossimo cibo. Sì. Che sono le caramelle gommose. Allora, l'odore sembra dolcissimo. Tipo banana. Oddio, fai vedere. Che carina. Tieni tua. Bianco. Sì, comunque sembra banana più che altro. Però non c'è scritto il gusto. Proviamo. Sa di fragola questo qui. Oh, Dio mio. Sa di fragola. Sa di colla questa. Oddio. Troppo, troppo dolce. Però questa qui sa un po' di fragola. È come una Goliador, più gommosa, più zuccherina, con niente sapore proprio. Orribile. Ha ragione Mirko, è troppo zuccherosa. Quindi, che voto? Non voglio darle 0, però le do 1. No, io invece questa qui ho sentito la parte rosa sapeva un pelino di fragola. Mentre la parte gialla ho sentito il limone, però sempre troppo zuccherosa, quindi gli darò 2. 2. Ora passiamo ai mini marshmallini. Sono semplicissimi mini marshmallow. Ehi, aspetta. Sono gommosi come marshmallow. Non hanno l'odore di marshmallow. Sono molto mollosi come marshmallow. Sono sfiziosi però. Si sente un sacco la cannella. Mi dà la sensazione di bicarbonato, non lo so. Come se avessi il bicarbonato in bocca. Hai ragione tu, cioè si sente un pizzicore come se fosse della cannella. E poi sono sfiziosi perché sono piccolini. È morto un marshmallow. Infatti c'è anche il disegnino, si possono mettere nel tè. E poi puoi anche usarli per lanciarli addosso a qualcuno. Dai, non è vero. Dopo un po' il retrogusto di cannella diventa piacevole. Quindi buoni, gli do un bell'8. 8 e mezzo. 8. No, io un 7. Bene, e ora passiamo ai biscuits. Mini biscuits. Ragazzi, questi sono la droga. Sono una droga. Questi qui ve lo dico già perché li abbiamo assaggiati prima. Però li assaggeremo ancora, vero Naomi? Inizio in bocca e buonanotte. E vi diremo di più. Per noi supera il Nutella Biscuits e il Bisco Crema Pan di Stelle. Cioè sono buonissimi. Per fare viaggi e cose varie, questi sono... Vero, per un viaggio è l'ideale. Li offri a tutto il treno? No, sono solo miei. Io gli darò un 10, cioè lode. Un 10 e lode, supera il 10. Anche secondo me, un 10 pieno pieno. Brava Tiger, finalmente mi stai dando soddisfazioni. Dopo il dolce ci vuole un po' di salato. Quindi patatine. Allora, quasi sembra meglio l'olio usato 10 volte, sì, più di più. 10-15 volte sembra. Cioè usato
varie volte. Sono doppie. Sono doppissime, si sente proprio che sono mega croccanti. Cioè, si sente veramente tanto l'olio. Io credo che sia giusto di sale. Allora, con tutto che sanno di olio di frittura utilizzato 1,5 miliardi di volte, si fanno mangiare. Però io sono abituato a mangiare le patatine a più alla volta. Per quanto sono doppie e croccanti, mi spezzerò un dente. Però ci provo. Sono buone, dai. No. Però non superano le patatine San Carlo 1936. Io come voto gli darò 9. Non gli do 10 solo perché sa troppo di olio usato tante volte. Anche io penso le darò un bel 9. Ok. Prima che se la finisce, penso che è meglio che chiudiamo il video. Mirko, dai, chiudiamo il video. Quindi ragazzi, queste erano le nostre pietanze acquistate da Tiger. Tiger non ci paga, semplicemente siamo noi che vi mostriamo la roba che Tiger ha da vendere. Noi ci vediamo in un prossimo video. Iscrivetevi, mettete mi piace, commentate. Seguiteci anche su Instagram. E ciao ragazzi! Ciao!